Siamo con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa. Questa conferenza stampa in cui annuncerete l'entrata di Lillo Cordoma, ma anche presenterete quello che avete definito regolamento per le primarie per la scelta del candidato a sindaco di Pescara e di Montesilvano qualora non si trovi la quadra. C'è un appello, immagino, però a tutta la coalizione. Ma esatto, oggi è una giornata importante per Fratelli d'Italia perché da un lato annunciamo l'ingresso del sindaco emerito di Montesilvano, Lillo Cordoma, e poi noi abbiamo ideato una bozza di primarie che vogliamo mettere all'attenzione di tutta la coalizione di centrodestra dicendo cosa? Nel caso in cui non si dovesse trovare la quadra su un candidato sindaco, donna o uomo, su Pescara principalmente, nel caso in cui tutte le forze politiche che sono in antitesi con il centro-sinistra vogliono sedersi al tavolo e fare le primarie serie, da un lato ci sarebbe tempo, dall'altro lato sarebbe una cosa innovativa per il centrodestra. La Lega però rivendica un proprio candidato. Noi diciamo che le primarie devono essere il passo successivo nel caso in cui non si dovesse trovare la quadra su un candidato sindaco. Si vocifera che anche lei abbia dato la sua disponibilità. No, io voglio impegnarmi per il territorio pescarese e regionale tutto in questi 5 anni di consigliatura regionale. Per concludere, quali sono i nomi più papabili per quel che riguarda il comune di Pescara? Io dico che all'interno dell'attuale consiglio comunale ci sono nomi che sono spendibili, quindi partendo da Cremonese e Pastore per arrivare a Antonelli, Rapposelli, Masci, cioè tutti Mascia, tutti e 9 candidati di centrodestra possono dare il loro apporto e potrebbero risultare tranquillamente vincenti.